a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo, puntata che sarà sul gioco Sydney 2000. Praticamente sono le Olimpiadi che sono state simulate in questo gioco del 2000, a proposito. E praticamente adesso vi dico un po' che giochi ci sono. Allora, 100 metri in velocità, 110 metri ostacoli, martello, giavellotto, salto triplo, salto in alto, 100 metri stile libero nuoto, tuffi a piattaforma, slalom su kayak, sollevamento pesi, ciclismo velocità olimpica, tiro al piattello. Quindi veramente tantissimi giochi. Noi ne proveremo alcuni, anche perché abbiamo solo 10 minuti a video, in modo che così non incasiniamo tutti i game time e proprio, diciamo, un gameplay veloce di questo gioco. Allora, andiamo a inserire il gioco e abbiamo la PlayStation. Perfetto, play iniziata, PlayStation. Parito. Il problema è che non c'ho l'audio. Non sento l'audio. Non so se riesco ad attivarlo da qua, anche perché siamo dopo nel montaggio, è un casino. Ascolto. No, niente, non riesco a sentire l'audio del gioco sul... Ma non credo neanche che possa giocarci, perché vedo che non sia. Ah no, qua, ecco qua, www.olympics.com. Perfetto. Sta caricando. Perfetto. Premi start, avvio per continuare. Accesso a memory card ingresso. Memory card non inserita, ma dai. Allora, iniziamo con la modalità arcade e facciamo Italia, perché ovviamente siamo in Italia. È il momento della finale di tiro al piattello, che si annuncia una spettacolare. Cosa scegliamo? Scelta evento, lancio, giavellotto, kayak, ciclismo velocità, sollevamento pesi, tutti piattaforma, salto triplo, 110 metri ostacoli. Tiro al piattello, cioè proviamo a tirare al piattello, non l'ho mai provato, sinceramente, proviamolo in questo momento. Sì, Claudio, a questi livelli praticamente in corso, anche se sembrano i dei Sims, i personaggi, però vabbè, ovviamente non è che abbiamo chissà che. Attendiamo. Minchia, 1113 persi di pacchetti video, vabbè. Tiro al piattello. Minchia, cos'è successo? Prima era un muro rosso, adesso si sono caricati pure... Non può concedersi troppi errori come questo. Ecco la classifica dopo la prova. Magari sta adesso all'atleta 1. Nelle istruzioni, ma io non lo so. Sì, verso l'infinito e oltre. Ha sbagliato e dovrà stare attento a non ripetersi. Sì, Claudio, i nervi stanno giocando dei brutti scherzi. Segna un centro, ma potevano essere due. Qui voleva prendere il massimo dei punti. L'ho preso. Ecco le posizioni. Tocca adesso all'atleta 1. Quella, colpito un punto, ho sparato a caso. Bella cosa. Allora. Segna un centro a suo favore. Una tecnica sopraffina. Merda. Ma io sto sparando. E se sparo uno del pubblico posso? Diciamo che non è proprio il massimo sto gioco. Poi come vedete la texture è come sempre la solita. Preso! L'ho colpito, ho colpito. È strano che ce la sta facendo, perché di solito non ce la faccio mai. Preso, ho colpito un punto, grande. E tutti, bravo!
Ma per me è assistita come cosa, scusatemi una cosa, io sparo. Io punto a cazzo, ad esempio qua. Porca merda, l'ho mancato. Ok, non è proprio... Dov'è il pubblico? Voglio sparare al pubblico. Come vedete però anche la grafica non è chissà che... Anche perché, come vi ho detto già nei precedenti video, l'accelerazione hardware di questa PlayStation è chissà che... Porca merda. L'ho mancato di brutto. E infatti, come vedete, il cielo... È in formato BMP praticamente, sono delle immagini ripetute di nuvole. Porca vacca. Porca vacca, non l'ho preso. Faccio schifo. Come si fa a cambiare? Voglio cambiare gioco. Esci. Sì. Cambiamo gioco perché Benvenuti. sinceramente questo faccio pena a giocarci a Sydney 2000. Meno male che non sono andato a fare le Olimpiadi, se no E facevo la ora fuga comincia dall'Italia. l'azione. Adesso facciamo una cosa un po' più semplice, vediamo cosa c'è. Ok, scelta evento, Gli Stati Uniti sono una 110, nazione facciamo 100 metri vicente. in velocità, molto Potrebbe essere semplice, direzione per molto tutti i giovani veloce in anche come ascolto cosa. nelle Credo gare che che è devo premere più importante volte rifarsi. ripetutamente, più velocemente possibile il tasto X. E per farlo devo ovviamente impostare il joystick in una maniera strana, cioè devo tenerlo in una maniera strana per premere più velocemente X, credo, poi non so come funziona sinceramente, però credo che vada così come cosa. Sì, sono pronto.